Era l'inizio dell'anno 1912. Un enorme blocco di ghiaccio si stacca dalla banchisa nel sud-ovest della Groenlandia. Quel blocco di ghiaccio era rimasto al suo posto da almeno 100.000 anni fino a quel giorno. Esisteva dall'epoca in cui i mammut si aggiravano ancora indisturbati. Ma quel giorno l'iceberg iniziò il suo viaggio. Era bello grosso, lungo più di 500 metri, per un peso di circa 75 milioni di tonnellate. Era anche un iceberg molto tranquillo. Si tenne alla larga dalla rotta delle grandi navi cargo o passeggeri, non che ce ne fossero poi così tante in quell'epoca. Per puro caso, il nostro iceberg si spinse molto più a sud del normale. Un iceberg tenace e fortunato. In qualche modo riuscì a non sciogliersi lontano dalle latitudini polari. Infatti tra i 15.000 e i 30.000 iceberg che si staccano dai ghiacciai della Groenlandia, soltanto l'1% riesce ad arrivare tutto intero fino all'Atlantico. Cosa ancora più sorprendente, nel mese di aprile, il nostro blocco di ghiaccio galleggiante si trovava a ben 2.400 km di distanza dal circolo polare artico. Certo, in parte si era ormai sciolto, ma nonostante tutto restava ancora gigantesco, con un peso di 1,5 milioni di tonnellate, il doppio quasi dell'enorme ponte Golden Gate. La punta dell'iceberg sormontava la superficie dell'oceano per un'altezza di oltre 30 metri. A prima vista non un granché, se messo vicino ad un enorme transatlantico, ma l'apparenza inganna. Quella che si nascondeva sotto l'acqua era una vera montagna di ghiaccio. La maggior parte di un iceberg infatti rimane sempre sommersa in acqua. Solo il 10% della sua massa è visibile oltre la superficie. E il protagonista della nostra storia non fa eccezione. Qualche giorno prima che il nostro iceberg sconfinasse nell'Atlantico, un lussuoso transatlantico si apprestava a lasciare il porto. A bordo, oltre 3.000 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. All'epoca era la più grande nave di tutti i tempi. Quella nave era il Titanic, considerato inaffondabile. Già all'inizio del suo viaggio, per poco non entrò in collisione con un'altra nave, la New York. Per fortuna il Titanic riuscì ad evitare lo scontro, anche se solo di pochi metri. Tutte le persone a bordo tirarono un grosso sospiro di sollievo, ignari purtroppo di ciò che aveva in serbo per loro il destino di lì a pochi giorni. Nel frattempo l'iceberg si stava avvicinando a quella che era la rotta del Titanic verso New York. Finché il giorno 14 aprile la grande nave si trovò nel nord dell'Atlantico, in un punto a circa 600 km dalle coste di Terranova, in Canada. Verso le 23.40, chi era ancora sveglio a bordo del Titanic avvertì un forte e misterioso urto che scosse violentemente lo scafo. Chi invece era già a letto si ritrovò all'improvviso catapultato a terra. Il panico e la confusione si diffusero subito tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Pochi minuti prima di tutto questo, un iceberg era apparso proprio di fronte alla nave. Il nostro iceberg. Ma perché l'equipaggio non lo notò prima? Per una serie di ragioni, a quanto pare, che presto ti spiegherò. Ad ogni modo, una volta urtato l'iceberg, per il Titanic il destino era segnato. Ormai ingovernabile, lo scafo cominciò a spaccarsi in almeno 5 punti diversi. L'acqua si riversò all'interno con allarmante rapidità. I vari compartimenti del Titanic non erano a tenuta stagna. Ecco perché l'acqua li allagò velocemente, uno dopo l'altro. La prua della grande nave iniziò ad affondare, trascinando in alto il resto dell'imbarcazione. Finché con un rombo assordante, lo scafo si spezzò in due. E il resto è storia. Pochi però sanno cosa sia successo all'iceberg dopo la collisione con la nave. Torniamo al perché nessuno a bordo del Titanic avvistò in tempo quell'enorme montagna di ghiaccio galleggiante. Esploriamo di nuovo gli eventi di quel fatidico giorno. Intorno alle ore 18, il comandante Smith decise di modificare la rotta del Titanic. Aveva ricevuto segnalazioni di iceberg durante tutta la giornata. La nave deviò dunque la rotta verso sud, ma mantenne la stessa velocità. Alle ore 21.40 un'altra nave informò il Titanic della presenza di grossi e pericolosi iceberg ancora più a sud. Ma nessuno a bordo fece caso al messaggio. Intorno alle 23 un'altra nave inviò un messaggio radio al Titanic, una nave rimasta bloccata a causa del ghiaccio, ma anche questo messaggio venne ignorato. Nel frattempo, quasi tutti i passeggeri del lussuoso transatlantico erano già andati a dormire. Alle 23.35, il marinaio di vedetta sul Titanic finalmente avvista l'iceberg e suona per tre volte la campana per dare l'allarme.
Il segnale raggiunge la cabina di comando. I motori indietro tutta, le paratie dei compartimenti a tenuta teoricamente stagna vengono serrate. 5 minuti dopo, la fiancata del Titanic entra in collisione con l'iceberg. Ad allagarsi per primo è un deposito sotto coperta, ma presto arrivano altri allarmi. La situazione si fa subito seria. Almeno 5 compartimenti sono già allagati. Sembra ormai inevitabile che nel giro di poche ore il Titanic rischi di affondare. Quella notte il mare era una tavola, non c'era luna, non c'era un filo di vento. Con il mare calmo e una notte così buia, avvistare o percepire l'iceberg era molto difficile. Ma c'è chi ipotizza che quello che incontrò il Titanic fosse un iceberg nero. Se ti chiedessi di disegnare un iceberg, scommetto che il colore che sceglieresti sarebbe il bianco. Ma chi ha visitato l'Antartide sa che un iceberg può avere tantissime tonalità di colore, a volte mischiate tra loro. Ce ne sono persino striati. Ed esistono anche iceberg neri. Ci sono solo 2 modi per cui un iceberg del genere possa formarsi. Primo, il ghiaccio deve essere totalmente puro, privo di bolle d'aria o crepe. Nulla, insomma, che scomponga la luce. Assorbendo la luce, l'iceberg sembrerà nero. Ma esistono anche ghiacciai coperti di cenere vulcanica. Se un iceberg si staccasse da un ghiacciaio simile, sarebbe di colore scuro. Gli esperti non sanno per certo come mai l'iceberg che colpì il Titanic fosse scuro, e nemmeno se davvero lo fosse. Però uno dei marinai superstiti testimoniò che in effetti l'iceberg era nero. Altri lo descrissero più come grigio scuro. Non c'è comunque nulla di strano o misterioso sui cosiddetti iceberg neri. A volte sono anche iceberg la cui punta si è sciolta e che si rovesciano trascinati dal loro stesso peso. Nel caso in cui la parte inferiore dell'iceberg sia di ghiaccio puro, apparirà nera. Inoltre, di solito quella parte resta sommersa e quindi il ghiaccio non è perfettamente solido. Supponiamo però che la teoria sia sbagliata e che l'iceberg non fosse affatto scuro. Cambia poco, visto che per vedere qualsiasi cosa è necessario che ci sia luce. Più intorno a te è buio, meno sarai in grado di vedere un oggetto qualsiasi. La superficie del mare riflette sempre la luce della luna e delle stelle, ma con un iceberg, la cui forma è spesso irregolare e verticale, è molto raro che questo accada. Dunque, di notte, a pelo d'acqua, un iceberg non riflette nessuna luce. Senza un radar è molto complicato avvistare gli iceberg di notte. Comunque sia, il nostro iceberg non venne avvistato in tempo e il Titanic affondò. Fine della storia? A quanto pare no. Il giorno dopo, il 15 aprile, un transatlantico tedesco, la SS Prince Adalbert, stava navigando nel nord dell'Atlantico. Si trovava soltanto a poche miglia di distanza dal punto in cui il Titanic era affondato poche ore prima. L'attendente capo della nave, ancora ignaro del disastro del Titanic, avvistò un iceberg. L'uomo notò subito che la base dell'iceberg sembrava sporca, come da una lunga striscia di tintura rossa. Perplesso, il marinaio scattò una fotografia. L'uomo capì subito che quell'iceberg aveva urtato qualcosa da non più di 12 ore. Dopo di lui, il prossimo ad avvistare il famoso iceberg e a scattargli una foto fu il comandante di una nave che stava posando linee telefoniche sul fondale. Quella nave era stata impegnata anche nelle operazioni di soccorso del Titanic. Il comandante raccontò poi che quello fu l'unico iceberg da lui visto in quella zona e anche lui aveva notato quella traccia di vernice rossa. Nel 2015 una di quelle foto venne venduta all'asta per ben $32.000. Ma non tutti gli esperti sono convinti che si tratti proprio del famoso iceberg che affondò il Titanic. Forse era un altro, innocente, semplicemente alla deriva nello stesso punto. Erano le 23:39 quando la vedetta del Titanic gridò «Iceberg!». Il rapido intervento del ponte di comando per ridurre la velocità e cambiare rotta non servì a nulla. Sappiamo già come finisce la storia. Da allora abbiamo considerato il tragico incidente del Titanic un evento irripetibile. Ma lo è davvero? Dimentica i fantastici GPS o i satelliti meteorologici. All'epoca le navi avevano il compito di avvisarsi a vicenda della posizione degli iceberg. Ci si basava sulla fiducia, insomma. Poi ci fu il disastro del Titanic. Definirlo disastro è un eufemismo. Infatti, in seguito gli specialisti sentirono il bisogno di formare un'organizzazione per evitare questo tipo di incidenti. Per questo, un anno dopo, crearono l'International Ice Patrol, pattuglia dei ghiacci.
Ancora oggi, questo gruppo è responsabile di avvisare le navi di potenziali minacce. L'IIP ha migliorato i propri metodi nel corso degli anni, dai rapporti delle navi e delle pattuglie aeree alle immagini satellitari. Di recente ha utilizzato anche boe oceanografiche, dispositivi galleggianti che forniscono informazioni in tempo reale sulle condizioni dell'oceano fino a 50 metri sotto la superficie, per prevedere la potenziale deriva di iceberg. Per fortuna l'IIP sta facendo un ottimo lavoro per ridurre le collisioni navi-iceberg. Ma non c'è da stare tranquilli, perché anche le apparecchiature di rilevamento più avanzate non possono evitare del tutto gli incidenti. Tra il 1980 e il 2005 si sono verificati 57 incidenti tra navi e iceberg. E la verità è che le navi di oggi hanno più probabilità di imbattersi in un iceberg di quante ne avesse il Titanic. Alcuni studi hanno dimostrato che 1038 iceberg hanno attraversato l'area in cui il Titanic è affondato nel 1912. Potresti pensare che siano tanti, ma gli scienziati dicono che non è così. Certo, è un numero elevato, ma nei 14 anni successivi l'attività degli iceberg è stata ancora più intensa. Oggi il numero di iceberg sta aumentando a causa dell'accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia. E poiché più navi si dirigono verso le acque polari, le possibilità di imbattersi in iceberg sono più elevate. Ma il vero pericolo sono i cosiddetti nemici invisibili, i growlers e i berg beats. I growler sono piccoli iceberg che possono avere le dimensioni di una porta. Anche i berg beats sono considerati piccoli e hanno le dimensioni di uno scuolabus. Possono sembrare innocui, ma in realtà sono insidiosi, perché possono essere completamente invisibili ai radar o ai satelliti. Vediamo cosa succede quando una moderna nave da crociera grande quanto il Titanic colpisce uno di questi piccoli iceberg. Questa è la Norwegian Sun, nave da crociera di lusso come il Titanic, con la capacità di ospitare 2.400 passeggeri e più di 900 membri dell'equipaggio. Nel giugno 2022 si stava dirigendo verso il ghiacciaio Hubbard, in Alaska, quando si ritrovò ad attraversare una nebbia fitta. Improvvisamente, i passeggeri sentirono un forte impatto e una scossa. Erano terrorizzati. Subito dopo, la nebbia si diradò e capirono cos'era successo. La Norwegian Sun si era scontrata con un growler. Ma l'esito fu completamente diverso da quello del Titanic. Fortunatamente non ci furono feriti e sia i passeggeri che il personale raggiunsero il porto dell'Alaska senza problemi. Esperti sommozzatori controllarono le condizioni dell'imbarcazione, scoprendo che la nave aveva subito dei danni dopo la collisione. Il resto del viaggio fu quindi annullato. Ora però non preoccuparti per il tuo prossimo viaggio attraverso l'Atlantico, perché incidenti come quello della Norwegian Sun sono davvero rari. È normale che le navi incontrino degli iceberg ed è insolito che siano un problema. La maggior parte delle moderne navi da crociera non può subire forti danni dagli iceberg, e c'è una ragione. L'acciaio utilizzato per il Titanic ebbe un ruolo significativo nel disastro. La nave inaffondabile, dopo tutto, non era così resistente agli urti. All'epoca lo scafo del Titanic era stato costruito utilizzando circa 2.000 piastre d'acciaio, che si ritiene fossero state prodotte in una fornace a cielo aperto. Di conseguenza, l'acciaio conteneva un'alta concentrazione di fosforo, ossigeno e zolfo. Questi elementi rendono l'acciaio fragile a basse temperature, cosa che ne causò il cedimento al momento dell'impatto. Sebbene l'acciaio utilizzato per il Titanic fosse della migliore qualità disponibile all'epoca, non sarebbe in grado di soddisfare gli standard di sicurezza delle navi moderne. Era circa 10 volte meno sicuro di quello utilizzato oggi. Ma la differenza più significativa tra il progetto del Titanic e quello di una nave moderna sta nel come viene assemblato lo scafo. Il Titanic fu costruito utilizzando oltre 3 milioni di rivetti per lo scafo e la struttura del ponte superiore. Quando colpì l'iceberg, i rivetti innescarono una reazione a catena, facendo crollare simultaneamente l'intera sezione dello scafo e provocando un'inondazione incontrollabile. Le navi moderne invece utilizzano un metodo chiamato saldatura ad arco sommerso, che fonde insieme i bordi dei pezzi di metallo, saldandoli in modo forte e continuo. Questo metodo è più sicuro perché se una parte della nave viene danneggiata, la lacerazione non si diffonde e non peggiora la situazione. Il danno rimane contenuto in quella sezione. Ok, gli iceberg di piccole dimensioni stanno diventando sempre più comuni e le navi sono state adattate per affrontarli. Ma c'è ancora un altro scenario da considerare. Cosa succederebbe se un'enorme nave da crociera colpisse un iceberg delle dimensioni di un edificio di 5 piani? Immagina di aver appena creato la nave da crociera più grande del pianeta. Chiamiamola lato positivo. Il nostro resort galleggiante è 4 volte la Statua della Libertà. È più lunga del Titanic di ben 97 metri e trasporta un numero di passeggeri ed equipaggio 3 volte superiore. E proprio come il Titanic, la nostra nave immaginaria può navigare a una velocità massima di circa 23 nodi. Ora immagina questo scenario. La lato positivo sta navigando a tutta velocità in acque gelide.
È notte fonda e il capitano non si rende conto che tutte le apparecchiature di rilevamento degli iceberg a bordo non funzionano. Hanno smesso di funzionare 3 giorni prima. C'è molta nebbia e la vedetta non riesce a individuare un iceberg alto 14 metri. Se tutto questo si verificasse e la nave si scontrasse frontalmente con l'iceberg, beh, ciò potrebbe potenzialmente portare a un affondamento. Ma capisci che è improbabile, vero? Ecco perché gli esperti sono abbastanza certi del fatto che è improbabile che il ghiaccio faccia affondare le moderne navi da crociera. Vale la pena ricordare che le misure di sicurezza sono migliorate molto dopo il Titanic. Una nave moderna di grandi dimensioni può impiegare giorni per affondare, il che offre tempo sufficiente per portare tutti in salvo. Gli equipaggi sono sicuramente più preparati a gestire le procedure di evacuazione e anche i passeggeri dovrebbero seguire una formazione sulla sicurezza prima di partire in crociera. Lo so, è fastidioso doverlo fare quando l'unica cosa che vorresti è startene a bordo piscina, ma tutte queste misure di sicurezza hanno salvato la MS Explorer, per esempio. Nel 2007, le 154 persone a bordo di questa nave da crociera antartica riuscirono a salire sulle scialuppe di salvataggio dopo che la nave ebbe colpito un iceberg. Immagina il panico in attesa dei soccorsi per 4 ore. L'equipaggio fece un ottimo lavoro nel tenere tutti al sicuro, ma un rapporto di 2 anni dopo riportò che l'incidente era avvenuto a causa dell'inesperienza del capitano, che aveva spinto la nave troppo velocemente contro un muro di ghiaccio nelle acque gelide dell'Antartide. Ciò significa che non importa quanto sia tecnologica una nave o sofisticati i materiali. Se ha un capitano negligente e un equipaggio che non sa come gestire un iceberg, sì, un disastro simile a quello del Titanic potrebbe ripetersi. Ma ehi, non è il caso di stressarsi per questo. Affidati ai professionisti e tieni conto delle probabilità. Negli ultimi 30 anni, la MS Explorer è stata l'unica nave da crociera ad affondare a causa di un iceberg e tutti sono sopravvissuti. Quindi rilassati e goditi la vacanza in mare. Conosciamo il Titanic da così tante storie, persino un film, ma ora abbiamo la sua prima scansione digitale a grandezza naturale. E no, non è come quei modelli di prima, in cui immaginavamo come doveva essere la nave. Questa volta abbiamo ottenuto una vera scansione digitale. Un team di esperti ha effettivamente mappato il fondale marino intorno al Titanic, insieme alla nave stessa. Abbiamo praticamente ottenuto una vista 3D dell'intero relitto, che è come scendere nelle profondità dell'oceano e vedere il Titanic come se non fosse sott'acqua. La storia del relitto ha avuto inizio nel 1985, 73 anni dopo l'affondamento del Titanic. L'esploratore di nome Robert Ballard si è imbattuto in esso da qualche parte tra 2 sommergibili che erano anch'essi affondati in quella zona. In realtà all'epoca era impegnato in un diverso compito, quindi non aveva nemmeno il tempo di esplorare adeguatamente la nave. Ma mentre cercava i sottomarini, si rese conto di come le correnti oceaniche influenzino i detriti che affondano. Notò che gli oggetti più pesanti affondavano rapidamente e lasciavano dietro una scia di detriti. La scia seguiva le correnti. Utilizzando questa conoscenza, Ballard fece l'ipotesi che il Titanic si fosse spezzato in 2 e avesse lasciato una scia di detriti mentre affondava. Prima di trovare il relitto, tutti pensavano che la nave fosse semplicemente andata giù in un unico pezzo dopo aver colpito un iceberg. Quindi, ora che tutti sapevano dove fosse la nave, l'avventura poteva iniziare. Oppure no? Era difficile esplorarla. La nave è enorme e gli oscuri abissi dell'oceano la rendono davvero difficile da osservare in un sol colpo. Quindi ci siamo affidati principalmente a scampoli della nave in decomposizione e abbiamo dovuto accontentarci di frammenti sparsi dell'intera immagine, riempiendola di supposizioni e storie. Ma nell'estate del 2022 abbiamo finalmente ottenuto qualcosa di diverso. Un team di esperti della Magellan Ltd, un'azienda specializzata nella mappatura del mare profondo, si è unito alla Atlantic Production, che stava realizzando un documentario sul progetto. Hanno intrapreso una missione per catturare la vista completa del Titanic. Hanno utilizzato dei sommergibili, veicoli che vanno sott'acqua, controllati a distanza da un team di abili esploratori. Questi sommergibili si sono immersi profondamente nell'oceano. Non è stato un lavoro facile. Hanno trascorso oltre 200 ore a raccogliere informazioni sulla lunghezza e l'ampiezza totale del relitto. Era come una vera e propria caccia al tesoro. Ma invece di trovare oro e gioielli, hanno preso qualcosa di ancora più prezioso. Oltre 700.000 immagini del Titanic da ogni angolo possibile.
Esatto, hanno fotografato ogni piccola parte della nave, anche i pezzi meno interessanti che la maggior parte di noi solitamente ignorerebbe. Anche la mappatura delle parti fangose era una parte importante, perché aiutava a colmare le lacune tra le cose più emozionanti che hanno scoperto. E questo è stato un modo per tutti noi di ottenere finalmente una dettagliata ricostruzione in 3D. Nonostante siano passati più di 100 anni, è ancora possibile riconoscere la prua del Titanic, ricoperta di ruggine, che pende come stalattiti. Sopra la prua c'è il ponte delle barche, dove un grande buco ci offre uno scorcio dello spazio vuoto dove un tempo sorgeva la grandiosa scalinata, come una finestra sul passato della nave. La sua poppa è ora un caotico groviglio di metallo contorto. Quando il Titanic è affondato, questa parte è crollata e ha spiraleggiato nel fondale marino. La prua e la poppa sono finite separate a circa 800 metri. C'è un vasto campo di detriti che circonda questo gigante incagliato sul fondale marino. Questi detriti sono come un tesoro sparpagliato, pieno di intricati lavori di metallo provenienti dalla nave, statue e addirittura bottiglie di champagne non aperte. Ci sono anche oggetti personali che sono affondati insieme alla nave, come decine di scarpe disperse sul fondale marino. È stato un compito difficile da svolgere, scendere e scattare tutte quelle foto. Potrebbe non sembrare così difficile in un primo momento, considerando che si è realmente immerso un veicolo e non le persone. Ma studiare l'oceano è difficile. Non abbiamo esplorato, mappato o addirittura visto oltre l'80% di esso. Le condizioni sono aspre e la pressione diventa più intensa quanto più si scende in profondità. E il loro veicolo ha dovuto immergersi fino a quasi 4.000 metri sotto la superficie. È come impilare 12 torri Eiffel una sopra l'altra. Inoltre in quell'area ci sono correnti molto forti, quindi probabilmente era come cercare di navigare attraverso un labirinto d'acqua. E i sommergibili non dovevano toccare nulla. Anche il più piccolo passo sbagliato avrebbe potuto danneggiare il relitto già così fragile. Sembra che il Titanic sia congelato nel tempo, quindi sarà sempre lì ad aspettarci, ma in realtà sta lentamente scomparendo. È piuttosto ovvio che l'acqua dell'oceano l'abbia rovinato, considerando quanto tempo sia stato sott'acqua. Ma non è solo questo. Il relitto stesso è diventato la casa di uno specifico tipo di batteri, che è stato persino nominato in onore della famosa nave. Questi batteri hanno una capacità speciale. Possono sopravvivere all'interno di formazioni arrugginite conosciute come rusticle. Assomigliano un po' ai ghiaccioli, quei picchi di ghiaccio che si formano quando l'acqua cade da qualcosa e si congela. Questi batteri hanno un debole per il ferro, che è abbondante nello scafo della nave. Per loro è come un vero e proprio buffet lì sotto. E man mano che passa il tempo, questi batteri continueranno a mangiare il ferro della nave, pezzo per pezzo, fino a quando, un giorno, il banchetto si concluderà e l'intera nave sarà scomparsa. È come un lento ma costante processo di riciclaggio. Quindi, questo modello 3D che abbiamo ottenuto grazie al duro lavoro del team e alla tecnologia arriva nel momento migliore, perché non sappiamo quanto tempo ci rimane per esplorare il famoso relitto. Questa volta potremmo anche capire meglio la collisione con l'iceberg. Sai che i film mostrano sempre il Titanic che colpisce l'iceberg sul suo lato destro? Beh, non possiamo nemmeno essere sicuri di questo. Le scansioni potrebbero aiutarci a capire se la nave si è effettivamente arenata sull'iceberg, come se fosse rimasta bloccata su di esso. Possiamo studiare la poppa e analizzare come il Titanic ha colpito il fondale marino. Ciò ci aiuterà anche a capire cosa è realmente successo durante l'affondamento. Forse avremo l'opportunità di scoprire se c'è stato davvero un forte incendio che ha segnato il destino del Titanic. Una teoria sostiene che un incendio di carbone fosse in corso per ben 3 settimane prima che la nave intraprendesse il suo primo e ultimo viaggio. E questo avrebbe potuto indebolirne lo scafo, il che significa che la maggior parte del lavoro era già stato fatto. L'iceberg ha solo dato il colpo di grazia. Se ci fosse stato effettivamente un iceberg, come alcuni si chiedono. C'è una teoria alternativa che hanno suggerito. Il Titanic potrebbe aver effettivamente colpito una massa nascosta di ghiaccio alla deriva, invece di un tipico iceberg. Il ghiaccio alla deriva è composto da grandi lastre di ghiaccio che galleggiano vicino alla superficie dell'oceano e possono essere difficili da individuare. Credono che questo ghiaccio alla deriva potrebbe essersi spostato nell'Atlantico dall'oceano Artico. Secondo un marinaio professionista che sostiene questa idea, se il Titanic avesse colpito un iceberg regolare, la nave sarebbe affondata molto più rapidamente di quanto ha fatto.
E dato che il Titanic è riuscito a rimanere in superficie per un periodo relativamente lungo, meno di 3 ore, forse si trattava di un tipo di collisione diverso. Il marinaio ha anche detto che ci sono differenze in ciò che le persone hanno detto di aver visto quando il Titanic è affondato. E pensa che queste differenze potrebbero essere dovute a illusioni ottiche. In questo caso, quando le persone guardavano l'oceano quella notte, il modo in cui la luce si rifletteva e le condizioni in mare potrebbero aver fatto sembrare le cose più vicine o distorte. Quindi, quando hanno visto qualcosa nell'acqua, potrebbe non essere stato esattamente ciò che pensavano fosse, che fosse un iceberg o qualcos'altro. I binocoli avrebbero potuto aiutare i membri dell'equipaggio a individuare il potenziale pericolo, ma sfortunatamente non ne avevano. Sembra che fossero chiusi dentro un armadietto e nessuno sapeva dove fosse la chiave.